c'è l'eccitazione, l'adrenalina della Premier. Comunque bisogna dire che la squadra è collaudata, siamo alla quinta edizione e questo mi dà molta tranquillità perché il punto di forza di Lievito è proprio lo spirito di squadra e la collaborazione su base assolutamente volontaria di tante ottime persone con le quali ormai da 5 anni condividiamo questo percorso. Lievito 2016 parte con la sfida di conquistare ancora più diffusamente gli spazi della città proprio nel momento in cui non c'è il teatro e c'è bisogno ancora di più di una proposta culturale attiva da parte delle realtà del territorio. Quelli che sono gli ospiti principali partono già dall'anteprima Lievito, dal 18 ci sarà Ivan Cotroneo e Alfredo Pizzo, uno straordinario pianista collaboratore di Luis Bacalov. Poi ci sarà Calcutta con il 22 sera, il suo ritorno in città è uno dei fiori all'occhiello della edizione del 2016 proprio perché crediamo che un artista di Latina che gira l'Italia, che vince premi, vende tanti dischi, a Latina possa ritrovare la sua opportunità di rilanciare anche quella che è una scena culturale della città. Il 25 aprile ci sarà uno spettacolo inedito con Neri Marco Re, grazie alla collaborazione di Gian Maurizio Foderaro, in cui si attraverserà il suo percorso tra cinema, teatro e televisione con canzoni, un vero e proprio varietà per tutte le età. Il 28 ci sarà uno spettacolo di Sabina Guzzanti, Come ne venimmo fuori, Elda Alvigini il 29, quindi due presenze femminili importanti del teatro italiano, fino al 1° maggio in cui si chiuderà con i Suoni in Sempreviva. Quindi partiamo dal 22 aprile fino al 1° maggio con una vera e propria inzeppata di stimoli culturali per la città.